Allora, una premessa di tipo generale che taglia in qualche modo alcune domande. Naturalmente questa è tanto è un'indagine parziale della Procura di Roma, ovviamente, che episodicamente ha toccato, per esempio, vicende calabresi o siciliane. E poi aggiungo a questo che è, io mi auguro, ripeto, un primo provvedimento giudiziario, certamente il più importante nella misura in cui è stato contestato il 416 bis, che ho detto prima che c'è oggi il riesame, poi ce ne sarà un'altra udienza giovedì prossimo. È chiaro che noi aspettiamo con assoluta attenzione, convinzione delle nostre ragioni, ma attenzione, quella che sarà la decisione del riesame, poi ci sarà da una parte o dall'altra certamente un ricorso per Cassazione. La novità della contestazione esige un ulteriore vaglio giurisdizionale intanto dal riesame. Ripeto, noi siamo assolutamente convinti, l'episodio che ha originato l'ordinanza di stamattina, cioè eseguita stamattina, è secondo noi solo una conferma che non era neanche necessaria, però la decisione spetta ai giudici. Questo per dire che, per esempio, sul CARA di Mineo noi non siamo in grado di dire assolutamente nulla, nel senso che avete letto, noi avevamo letto nelle carte e poi voi avete letto sui giornali una serie di indicazioni che appena riusciremo a fermarci 5 minuti saranno oggetto di scambio formale col procuratore Salvi della Procura di Catania, però noi più di questo allo Stato non entriamo, non possiamo dire. Questo, e tornerà magari per qualche altra domanda, è una parte, io l'ho detto all'inizio, c'è quello palesemente irrilevante, tanto per esemplificare la vicenda Del Rossi, Belen, eccetera, mi pare che siamo tutti d'accordo che non riguardano la Procura e neanche la Commissione antimafia.